a quello che è il lavoro che volevo proporvi. Allora, il titolo che ho dato a questo lavoro è Letteratura, Montagna, Alpinismo, breve sguardo su montagna e sistema letterario. Allora, sostanzialmente, mentre abbiamo fatto già tante lezioni di storia dell'alpinismo, questa volta volevo fare un discorso puramente letterario, cioè vedere, allora, innanzitutto la montagna in letteratura, la prima cosa. Poi vedere autori della letteratura italiana che hanno avuto uno stretto rapporto con la montagna o sono stati alpinisti. E poi vedere quali sono stati i più grandi alpinisti autori di libri e vedere quali tendenze letterarie hanno in qualche modo portato avanti. Allora, quello che è l'inizio, ovviamente, del nostro percorso non può che essere quello del padre della letteratura italiana, che è Dante. E ho messo un paio di passi della Commedia in cui effettivamente Dante parla del suo arrampicare. Un passo abbastanza celebre è il canto 26esimo dell'Inferno. Dice: io stava sopra il ponte a veder surto, ch'io, se non avessi un ronchion preso, e da qui vediamo che il termine ronchione, appunto, tipicamente toscano, è rimasto comunque, cioè è un uso molto, molto antico, caduto sarei giù senza essere urto. Dunque, se uno non si fosse preso un ronchione, sarebbe arrivato fino in fondo. Ed è una delle tante, come dire, espressioni che lui usa per parlare della sua ascesa, che chiaramente diventa la più celebre. Molto bello un passo del Purgatorio, per esempio, in cui praticamente Virgilio arrampica molto bene, molto disinvoltamente davanti a Dante. Dante invece incespica, a un certo punto s'aiuta col ginocchio e gli dice: figliuol mio, disse, infin qui mi ti tira, additandomi un balzo poco in sue, che da quel lato il poggio tutto gira, perché dice: vieni fin qui, perché poi di là il poggio, la montagna, digrada, è un pochino più dolce. Sì, mi spronarono le parole sue, chi mi sforzai carpando, per cui lui con le ginocchia si sforza di arrivare fino a lui, tanto che il cinghio, fino a che la cintura sotto i piedi mi fue. Dunque lui a un certo punto che fa? Si ribalta, appunto, e riesce a raggiungere il nostro compagno. Ma andiamo avanti, sempre in questa linea, con quello che invece è il primo testo riconosciuto della letteratura alpinistica. E questa idea non è mia, ma è di Enrico Camanni, che è appunto uno dei più grandi poi intellettuali della montagna italiani, che dice, parla appunto, che dice che il primo testo della letteratura alpinistica sia L'ascesa al Monte Ventoso di Francesco Petrarca del 1336. Come mai questo testo? Perché questo testo è il primo in cui sostanzialmente viene raccontata la salita di una montagna vera, il Mont Ventoux è in Provenza, un monticello, una cosa tipo il Matanna per intendersi. Però viene salito con un intento che potremmo definire sportivo, alpinistico, per cui non viene salito per una qualche forma di interesse pratico, ma viene salito perché è bello andarci. E Petrarca racconta proprio, anzi, che incontra lungo il percorso un pastore che tenta di dissuadere, guardate, io ci sono stato, ma è un percorso pericoloso. E lui e suo fratello, invece, sopportando fatiche, privazioni, riescono appunto in questa impresa. E lui contempla dall'alto quello che vede, ma rimane sostanzialmente deluso, perché chiaramente poi viene ripreso da quello che invece è la sua lacerazione interiore, questa incapacità sua di decidersi e così via. Procedendo, vediamo però come la letteratura abbia dedicato delle pagine molto belle anche alle nostre Apuane. E ritorniamo sempre appunto all'Inferno di Dante, siamo nel canto 32, dove vengono menzionate la Pania e la Tambura. Pania e Tambura, che vengono nominate con i loro nomi antichi, che sono Tambernicchi e Pietrapana, e vengono utilizzate come all'interno di una metafora per indicare appunto, per parlare del lago di Cocito, il lago ghiacciato che sta sul fondo dell'Inferno. E praticamente dice che non si sarebbe incrinato nemmeno se ci fossero cadute dentro la Pania e la Tambura. La Pania e la Tambura, viste da dove però? Dante, ricordiamo, aveva abitato nella zona di Sarzana e
E di conseguenza lui aveva la prospettiva delle Apuane che noi abbiamo sostanzialmente dal lato mare. E dice appunto, è sotto i piedi un lago che per gelo aveva di vetro e non d'acqua sembiante, che se Tambernicchi vi fosse caduto pietra pana, non avria pur dall'orlo fatto cricchi. Però quello che poi invece è il più celebre cantore chiaramente delle Apuane è Ariosto. Ariosto, appunto, gloria di Castelnuovo, di fatto poi invece costantemente lui offensivo verso i Garfagnini, uno dei più grandi detrattori appunto del popolo garfagnino che descrive come una popolazione di ribaldi, così di briganti, sempre pronti a tirar fuori il coltello in strada. E lui lì ci parla del Procinto e lo descrive, attenzione perché questo testo io non riuscivo a trovare, cioè, conoscevo il testo ma non ne trovavo la fonte. Perché rientra nei famosi cinque canti, che sostanzialmente nessuno legge più, cinque canti che lui ha aggiunto a quello che è l'Orlando Furioso, per cui rientrano a margine delle edizioni nostre attuali. Sono versi abbastanza famosi e il Procinto viene definito come lo scoglio, ove il sospetto fa soggiorno, alto dal mare da 600 braccia di ruinose balze cinti intorno. E da ogni parte il cader minaccia, per cui questa immagine così molto forte per descrivere il Procinto. Sempre in letteratura, però quello che forse è stato un altro dei grandi cantori della Garfagnana, invece grande amante della Garfagnana, è Pascoli, a cui che ha dedicato proprio alla Pania, appunto, una poesia. Non ve la sto a leggere, questo appunto, andiamo un po' avanti. E passiamo invece, dopo questa, come dire, prima introduzione, poi l'Apuane le troviamo citate da D'Annunzio, le troviamo citate addirittura da Pasolini, nel Ceneri di Gramsci, Pasolini con una bellissima carrellata di quello che è appunto la catena Apuana, vista chiaramente dalla Versilia. Passiamo però alla prima categoria, come dire, di autore di cui volevo parlare ora, che è quella degli scrittori alpinisti. Per cui uomini d'arte o di lettere in generale che poi sono stati per passione alpinisti. Allora, qui dei personaggi di cui parlerò, ce n'è uno che in realtà è un caso un po' particolare, che è Mauro Corona. Perché Mauro Corona non è un alpinista di professione, è diventato uno scrittore di professione, ma in origine era, vedremo, uno scultore. Tant'è che anche lui, io l'ho messo in questa categoria più che in quella degli alpinisti scrittori, perché? Perché di fatto lui nelle sue opere fa dei rari cenni all'attività alpinistica, ma non racconta veramente episodi d'alpinismo. Ed è lì la grossa differenza. E cominciamo, così li ho messi in ordine vagamente cronologico, ma senza pretesa di essere esauriente. Comincerei appunto da Primo Levi, lo conoscete tutti appunto sicuramente, almeno come nome. Per sé questo è un uomo, per la tregua, celebratissimo appunto per le sue opere legate al mondo del... Alessandro dice che non è stato accettato, ma io l'avevo accettato, il Fanucchi. Forse un messaggio vecchio. Maria? Sei un bullo, Enrico. No, e l'ho accettato io. E l'ho accettato. Gli Ah, dico di ok, rimandare, però. ho tanto messo in pausa la registrazione. Sì. Io ho messo, ero convinto di aver messo accetta, ma vabbè, nel mente intanto Eccolo. ecco anche Alessandro, perfetto. Buonasera Alessandro, ti abbiamo accettato, ora riprendiamo. Che stavo anche provando a fare una prova per stasera, allora l'ho interrotta di registrazione. Proviamo a vedere se si riesce a creare qualcosa che poi rimanga come supporto.
Facciamo una prova così. Allora, riprendiamo. Allora, perfetto. E stavamo parlando ora appunto di Primo Levi. Primo Levi, appunto, tutti lo avete sentito sicuramente nominare come autore appunto dei testi legati soprattutto alla Shoah. Ma Primo Levi è stato un autore di testi di vario genere e in particolare in uno dei suoi testi che si intitola Il sistema periodico, in un racconto intitolato Ferro, parla di quella che è la sua iniziazione all'alpinismo. Iniziazione che avviene appunto nei primissimi anni dell'università e che avviene grazie a un amico, compagno di studi, che in quel periodo, siamo negli anni delle leggi razziali, lo porta progressivamente a conoscere il mondo della montagna. E sostanzialmente è famoso il termine che usa per parlare di quell'esperienza, che è la carne dell'orso. Sostanzialmente, in questo racconto, loro, dopo raccontando prima quello che è il contesto storico in cui si vanno a inserire, questo rapporto d'amicizia che nasce, racconta le loro prime scalate, in particolare ne racconta una rocambolesca, che si conclude con una specie di bivacco, appunto, mezzo al gelo, perché questo modo di andare in montagna loro era un modo molto improvvisato per molti aspetti, molto alla ricerca dell'esperienza, sostanzialmente, più che alla ricerca dell'exploit. Sbagliano via, sbagliano montagna, scendono, salgono. Fatto sta che conclude così, ma torniamo a valle con i nostri mezzi. E al locandiere, che ci chiedeva ridacchiando come ce l'avevamo passata, e intanto sogguardava i nostri visi stralunati, rispondemmo sfrontatamente che avevamo fatto un'ottima gita, pagammo il conto e ce ne andammo con dignità. Era questa la carne dell'orso. Ed ora che sono passati molti anni, rimpiango di averne mangiata poca, poiché di tutto quanto la vita mi ha dato di buono, nulla ha avuto, neppure alla lontana, il sapore di quella carne, che è il sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare e padroni del proprio destino. Perciò sono grato a Sandro per avermi messo coscientemente nei guai, in quella ed in altre imprese insensate, solo in apparenza. E so con certezza che queste mi hanno servito più tardi. Primo Levi, appunto, finirà nel campo di concentramento. Sandro Dalmastro, il suo amico, appunto, da quell'esperienza ne uscirà con una consapevolezza invece totalmente diversa dell'impegno civile e morirà partigiano. E qui è uno dei suoi, appunto. Levi, appunto, parla a lungo della montagna. Abbiamo anche tutta una serie, un bell'archivio fotografico, appunto, di lui durante, appunto, la sua attività, mai estrema, però sempre, appunto, da amatore. Parlando di un altro autore, appunto, che rientra tra gli autori della letteratura amanti della montagna, abbiamo Dino Buzzati. Dino Buzzati, autore del grande capolavoro Il deserto dei Tartari. È stato un autore, soprattutto un giornalista, ha scritto poi anche opere di consumo, ha scritto molto, ed è sempre stato legato alla passione per le Dolomiti. E appunto alle Dolomiti è tornato varie volte, ha scalato anche delle pareti di un certo impegno, andava sempre, aveva un circolo di amici appunto di buon livello, andava con le guide più famose del tempo. E anche lui nella sua opera ci ha lasciato un testo, questo devo dire la verità. Non ho avuto modo di leggerlo. Il fuorilegge della montagna. In questi giorni non è nemmeno facile procurarsi i testi e mi riprometto appunto di andarlo a vedere più avanti, perché parla proprio scalate, discese e gare olimpiche e sono una raccolta di suoi scritti legati al mondo della montagna. All'interno di questa carrellata non poteva non trovare spazio Mauro Corona. Mauro Corona è nato nel 1950. E io l'ho conosciuto ai tempi appunto in cui ero ragazzo e studiavo in Friuli, perché lui appunto è friulano, della zona appunto del Pordenonese, con un VHS che girava in quegli anni, che era l'Uomo di Legno, e parlava appunto della vicenda, della storia di questo scultore. Lui era uno scultore affermato di legno. Uscì, io mi ricordo questo episodio, andai proprio alla presentazione della prima pubblicazione del suo libro a una libreria a Udine. Me lo ricordo bene, questo personaggio curioso, ci si andò io, un mio compagno di scuola, quella volta noi avevamo, io avevo 16, lui 17 anni, e si andò appunto a vedere questa presentazione
lui al tempo autografava i libri facendo il disegno, faceva uno schizzo appunto con la matita e poi colorava col dito nel vino rosso e col sigaro. Prima, appunto, la sua prima pubblicazione è stata Il volo della martora, con questa collana dei licheni, appunto, che era una collana storica di libri di montagna, forse la prima collana dove sono stati tradotti moltissimi libri, una bellissima collana. E poi progressivamente ha fatto prima con le edizioni appunto locali e poi ha fatto appunto successo con la Mondadori. Ora, ripeto, ha avuto un enorme successo anche come pubblicista, quasi anche come invitato, come dire, ai vari spettacoli, come opinionista. Dico la verità, io lo trovo molto snaturato rispetto a quello che è il personaggio delle origini, però sicuramente nella letteratura appunto di montagna merita un suo spazio, soprattutto perché lui ha creato un genere. Cioè lui ha creato quello che è un genere che poi, attenzione, è stato riprodotto anche da De Luca. Cioè è stato talmente abile Mauro Quella da creare una grammatica vera e propria di quello che è lo scritto che parla un po' di questa realtà, definiamolo del buon indigeno quasi, di questo mondo primitivo, cattivo e allo stesso tempo puro in cui si ambientano le sue vicende, di questa ricerca di un rapporto primigenio con la natura. Per molti aspetti sicuramente originale, poi però quello che io trovo ha fatto di questa grammatica un'enorme serie di cliché ripetuti, e questo è un po' il problema, però è inevitabile che si riscontra nella maggior parte degli autori. E citavo proprio ora uno degli altri grandi autori della letteratura italiana contemporanea. Si parla di autori che hanno spazio nei manuali di letteratura. Henry De Luca ha già un suo trafiletto, pur da vivo ancora, nei manuali più recenti. E anche lui, appunto, si è occupato di tutt'altro, anzi, si è spostato verso una scrittura mistica, ascetica. Ciononostante, è un pubblicista anche lui molto attento, perché con estrema attenzione, guardate, pubblica sempre nei momenti strategici dell'editoria italiana, maggio, giugno e novembre, dicembre, che sono i momenti appunto in cui tutti i grandi autori con contratti pubblicano regolarmente, e anche lui chiaramente è caduto un po' in quello che è questo sistema della pubblicazione quasi forzata. Di fatto ci sono dei testi che raccontano anche vicende di montagna, per esempio nel contrario di uno di cui vedete qui la copertina è raccontata una sua ascensione appunto alla Costantina Apollonio in Tofana ed è comunque uno dei personaggi, autori, come dire, che rappresentano comunque un punto di riferimento in quello che è il panorama attuale. E passerei invece ora, girerei un pochino di nuovo la nostra linea temporale e tornerei a parlare dell'altro filone, che è quello degli alpinisti scrittori. Per cui, mentre ora abbiamo visto scrittori che hanno la passione della montagna, qui vediamo grandi alpinisti che hanno avuto la passione, la voglia e il dono di scrivere. E all'interno appunto di questa carrellata di personaggi avrei anche piacere di leggere appunto alcuni passi. Allora, un punto di riferimento abbastanza imprescindibile è Emilio Comici. Emilio Comici ha scritto, come dire, un capitolo fondamentale della storia dell'arrampicata, ne abbiamo parlato a lungo, appunto. Però Emilio Comici è stato anche uno dei principali autori a influenzare l'immaginario degli autori del secondo dopoguerra, grazie appunto all'alpinismo eroico. Già il titolo di Alpinismo eroico la dice lunga. Attenzione perché è una pubblicazione postuma. Quanto dunque questi testi siano sinceri? O meglio, quanto questi testi non sarebbero stati oggetti di una revisione in un momento successivo, non ci è dato sapere. Quanto questi testi siano stati anche in qualche modo manipolati, ugualmente non ci è dato sapere. Di fatto, quello che abbiamo, appunto, è un'opera in cui effettivamente il sesto grado trasuda, appunto, da ogni pagina. Per esempio, leggo così alcuni passi presi un po' random. Alpinismo eroico, questa è un'edizione appunto dei Licheni, e ho preso un passo dalla prima salita, dalla prima ascensione della parete nord del Civetta, dove racconta varie vicende, appunto, e a un certo punto parla. Nella relazione lo abbiamo chiamato grotta.
Giungemmo dunque in un'arietranza rossa della parete, rossa perché la roccia era corrosa e marcia. Più su la parete continuava, sempre sporgendo in fuori. Per superare il tetto di questa grotta ci legammo con corda doppia, che dovemmo mantenere poi per tutta l'arrampicata a causa dei continui tetti da superare. Pochi sanno le pazzie che si commettono e le astuzie che si giocano per vincere certe difficoltà in roccia. Attenzione, perché comici si pone sempre da un punto di vista che è quello dell'eroe che racconta al profano delle cose di cui lui non sa nulla. Quasi fosse un racconto fatto a una persona che deve immaginarsi queste cose, ma che non potrà mai essere partecipe. Vediamo la differenza fondamentale con Bonatti. Per esempio, quella di sortire da una grotta superando il suo tetto e continuare poi lungo la parete che sporge. Bisogna figurarsi, per debole paragone, un uomo che esca dalla finestra dell'ultimo piano, non di uno, ma di quattro grattacieli americani messi uno sopra l'altro. Noi lo vediamo uscire fuori verso il cielo e poi superare una serie di cornicioni prima di giungere sul tetto a tirare il fiato. Chi ci spinge? Non lo so. Forse il fascino del pericolo, la curiosità dell'ignoto, la sete dell'avventura che ci hanno tramandata nel sangue i nostri avi. Chissà. Sono chiaramente parole che trasudano di una retorica che è quella degli anni 30, ovviamente. Ritorno alla grotta. Qualcuno dirà: ma come fate ad uscire fuori dal tetto di una grotta? Non avete mica le ventose? Vi spiego subito come si supera un tetto. Principalmente perché i giovani arrampicatori italiani lo sappiano e lo mettano in azione. Prenderò come esempio il nostro. Dunque, il primo parte, dopo essersi assicurato con un chiodo infisso nel fondo della grotta. Esce verso destra, di chi guarda il monte, e leva con colpi di martello i sassi instabili al limitare della grotta. Poi stirizza, fino al punto da non perdere il centro di gravità, cercando quanto più in alto è possibile di conficcare un altro chiodo. Dopo molti stenti vi riesce, d'aggancio un moschettone, e da questo infila una delle due corde. Indi si solleva fino ad avere quel moschettone vicino alla cintura, rimanendo così completamente appeso al chiodo, in alto. Va cercando nuovamente un'altra fessura, la trova. Vi conficca un altro chiodo, prende la seconda corda che è rimasta libera e l'aggancia al chiodo con un secondo moschettone. L'amico di sotto lo aiuta tirando la corda. Ed ecco l'uomo appeso al secondo chiodo, con il corpo quasi orizzontale, parallelo al tetto della grotta. E questo è un esempio, non sto ora a soffermarmi, però anche le descrizioni geografiche, le descrizioni delle pareti date da comici, sono improntate a un gusto che è molto lontano dal nostro. E citavo qui, per esempio, la descrizione dello spigolo giallo. Lo spigolo giallo limita quello strapiombo a destra, io non saprei descriverlo. Sembra il tagliamare di un fantastico transatlantico arenato su quel mare di ghiaie, oppure il vomere di un ciclopico aratro, oppure il filo di una spada arroventata che per oltre 330 metri si stagli fuori da enormi strapiombi gialli. Non so se qualcuno abbia pensato prima di me a salire su per quello spigolo, ma per me essa è la via esteticamente più logica, anche se praticamente la più inverosimile. Ma già altre volte ho detto che noi alpinisti il sentimento dell'arte è superiore a qualsiasi considerazione di praticità e di convenienza. Dunque era quella una via ideale da percorrere. E continua poi dicendo: 2 giorni di furibonda lotta abbiamo vissuto su per quello spigolo. E così via. Il tono, ovviamente, è il tono costantemente retorico, teso degli anni del fascismo. Cos'è che ha comici come tratto distintivo? Sicuramente una percezione nobile, estremamente nobile, forse anche un po' troppo, di quella che è l'arte dell'alpinismo. E allo stesso tempo vuole informare un pubblico, ma non lo vuole rendere partecipe. Cioè l'esperienza che Comici vive è un'esperienza riservata a pochi eletti.
suo forse più immediato successore, che è il celeberrimo Walter Bonatti, fa un'operazione che è completamente l'opposto. Walter Bonatti innanzitutto diventa un personaggio pubblico amato dalla gente. Comici era un personaggio amato dal fascismo. Bonatti diventa amato dalla gente perché Bonatti compare sulle riviste. Bonatti va in copertina su Epoca. Bonatti è uno sportivo del calibro di quelli che possono essere certi sportivi odierni. Potrebbe essere non tanto un calciatore, perché non è quello. Come potrebbe essere uno dei grandi esploratori, un viaggiatore? Bonatti è un uomo d'avventura e lo stile dei suoi racconti mescola quello che è lo stile del giornalismo e quello che è lo stile del romanzo d'avventura. Quello che cerca di fare Bonatti è di farci vedere realmente davanti agli occhi quelle vicende, quegli episodi, come se noi stessi ne potessimo essere parte. Bonatti ci vuole portare lì, vicino a lui, a vivere quell'esperienza. Viene totalmente meno ogni forma di retorica dico chiaramente di stampo fascista, e si insiste molto invece su quelli che sono i valori morali dell'eroe. Quello che conta, lui è comunque un eroe, ma non è un eroe, è un eroe del popolo, e questa è la grossa differenza. E il suo stile è uno stile da questo punto di vista molto più appunto popolare. Di Bonatti, appunto, volevo proporre, così come lettura di questa sera, quello che è un breve capitoletto, non sto chiaramente a leggerlo tutto, di quello che è la salita celeberrima del Pilastro sud-ovest del Drù. Siamo nel 1955. Bonatti è già un alpinista affermato e sul Drù scrive una pagina fondamentale. Ci va da solo. Il Drù è una montagna piena di tetti, da cui è difficilissimo calarsi in corda doppia. Supera, grazie a una serie di pendoli, una serie di placche, e a un certo punto si trova di fronte a un tratto completamente inespugnabile. E arriviamo a quello che è appunto la traversata su corda. La traversata a pendolo è una manovra che consiste nel fissare la corda a un chiodo piantato più in alto possibile, tanto da consentire, una volta tornati al punto di partenza, di uscire in orizzontale. Questo per raggiungere al volo quel tratto di parete liscia e compatta, altrimenti insuperabile con i mezzi tradizionali. La serie di traversate in pendolo che sto per iniziare mi farà volare in varie riprese per una quarantina di metri, in leggera ascesa verso destra rispetto al punto in cui ora mi trovo. Passo dunque all'azione. Con due pendolate e senza alcuna complicazione, arrivo prima sotto la perpendicolare del grande tetto nero, poi ancora più a destra, in direzione della marcata fessura. Qui iniziano i guai. Invano, tento e ritento di levarmi su dritto, allo scopo appunto di piantare un chiodo così alto da consentirmi una sola ampia pendolata. La manovra non riesce. Dovrò suddividere questo volo in due tratti più brevi, stando più basso. Mi slancio su una prima distanza. Dopo aver sfilato la fune del pendolo ed essermi spinto un paio di metri più in là per raggiungere un piccolo gradino, dal quale effettuare un'altra pendolata conclusiva, allibisco. Tra me e la famosa fessura risolutrice c'è una rientranza inattesa e impressionante. È come se il Drù, a questo punto, si fosse risucchiato le rocce, lasciando al loro posto un'enorme e liscia svasatura, che per un crudele gioco di prospettiva si palesa solo in questo momento, quando ormai è troppo tardi. E pensare che l'attacco della fessura è soltanto una quindicina di metri più in alto, sulla destra, oltre l'insospettato abisso invalicabile. Che cosa inventare ora? Non posso tornare indietro, compiendo a rovescio le manovre che mi hanno portato fin qui in pendolata. Ho tagliato i ponti dietro di me, recuperando di volta in volta la corda su cui mi ero lanciato. Né da qui mi è possibile calarmi in corda doppia, perché appena sotto i miei piedi la parete rientra talmente da scomparire per almeno 100 metri. Allora mi sento svuotato, incapace di reagire. Resterò così per almeno un'ora, incollato all'unico chiodo che ancora me e lo zaino insieme, sopra un vuoto che in questo momento mi dà quasi la nausea.
La debolezza dell'eroe compare. Bonatti ci fa vedere che ha paura. Quello che comici non fa vedere, quello che comici nasconde, la purezza del sangue, per intendersi, la ricerca del pericolo che va nel sangue. Bonatti dice: io mi sento un povero cristiano che si è messo nei pasticci, sono appeso a un chiodo, non so come andare avanti, non posso tornare indietro. Ma piano piano ritrovo la forza di sottrarmi alla passività, forse a restituirmi l'energia e la consapevolezza che da 5 giorni lotto ai limiti del possibile per sciogliere il mio nodo interiore. E chi spontaneamente ha scelto il dru per riconciliarsi con se stesso e con la vita non può cedere all'inerzia e lasciarsi morire. Al di sopra dell'inaspettata svasatura che mi separa dal punto in cui inizia la famosa fessura risolutrice e che appunto avrei dovuto raggiungere in pendolata, vedo protendersi in fuori una dozzina di metri sopra di me, alcune grosse scaglie, simili a dita di una mano aperta. Ebbene, mi viene l'idea di lanciarvi la fune e di prenderle a laccio. Potrò così issarmi a forza di braccia. Ma sono lame granitiche dall'aspetto troppo precario, certamente non reggerebbero il mio peso. Allora, al capo della fune improvviso un sistema di nodi che fungono da efficaci tentacoli, simili alle bolas che nella pampa argentina vengono usate per catturare gli animali. Con tale sistema, che esclude la trazione diretta sulla scaglia, dovrei ridurre il pericolo di cedimento della stessa. Qui vediamo l'intelligenza del Bonatti operaio che trova un sistema per uscire da questa impasse in cui si è trovato. È veramente la capacità manuale, tecnica, non c'è l'idea tanto dell'ardimento, quanto della capacità dell'ingegno umano che rappresenta invece quello di una generazione, della generazione invece della retorica antifascista del secondo dopoguerra, della generazione che era riuscita a ricostruire in qualche modo l'Italia. E lui di questo è una perfetta espressione. Con tale sine, lancio dopo lancio, prima o poi, almeno uno di questi tentacoli prensili dovrà pur rimanere incastrato a dovere lassù, nell'intaglio tra una lama e l'altra. Perlomeno lo spero. Tento e ritento. Dopo una decina di lanci, la fune sembra finalmente incastrata saldamente, ma il primo strattone di verifica ricade mollemente nel vuoto. Riprovo ancora, ripetutamente, finché la piovra nodosa si aggancia di nuovo. E stavolta pare sicura, tirandola infatti non cede. Strattono poi lateralmente, trovandomi spostato rispetto alla perpendicolare. Resisterà davvero l'aggancio quando sarà appeso alla fune verticalmente? Concludo che non serve tormentarsi con dubbi impossibili da accertare, tanto più che non v'è altra soluzione. Prendo comunque tutte le possibili precauzioni prima di mollarmi nel vuoto. Scontato che per questa acrobazia non potrò adottare ormai familiare autoassicurazione a Z, aggancio il saccone al capo della corda che ha fatto presa sulle scaglie. Questo è il solo margine di sicurezza, reale o presunta, che posso prendermi. Per consentire poi il recupero dall'alto del saccone, quando fossi arrivato lassù, questo non va essere trattenuto dal chiodo, bensì trovarsi del tutto sciolto e in equilibrio sul terrazzino. È quanto predispongo. Per quanto riguarda invece la seconda corda, quella che dovrebbe offrirmi almeno una probabile sicurezza, lego un suo capo alla vita, passo l'altra estremità nell'occhiello del chiodo, dentro cui questa fune deve poter scorrere liberamente, e infine annodo anche quest'altro capo intorno alla vita. Ho così ottenuto un ampio anello di corda che parte da me, passa nel chiodo e chiude ancora su di me. Da notare come, mentre Comici ci spiegava le manovre come se fossimo degli scemi, Bonatti sostanzialmente cerca veramente di renderci partecipi come noi potremmo spiegare a un nostro amico una manovra che però lui capisce chiaramente. Bonatti non sta a spiegare le minuzie, Bonatti ci spiega una manovra che è tutto sommato abbastanza complessa, quella che fa. Questo anello mi lascia un raggio di spostamento di una ventina di metri, ma lo accorcio riducendolo a 14, e quanto basta ad aggiungere le scaglie. Naturalmente, io visserò sull'alta corda trattenuta dai tentacoli.
In caso di caduta, e prima di arrestarmi appeso nel vuoto, volerei per tutti i metri guadagnati in salita fino a quel momento. Più alti 14, più in basso. Quanti ne consente il raggio di spostamento a partire dal chiodo? Un grande salto nel vuoto, dunque, con poche probabilità che il chiodo, cui dovrei rimanere appeso, possa reggere lo strappo. Tutto è predisposto. Ora mi lancerò nel vuoto, reggendomi con le mani alla corda incastrata tra le scale sopra di me. Un'ulteriore snervante esitazione quando un certo che sta per intaccare il mio autocontrollo, chiudo gli occhi, trattengo il respiro e scivolo nel vuoto, appeso alla fune. Per qualche secondo la sensazione di precipitare, poi il volo in avanti si smorza e quasi subito avverto che sto oscillando all'indietro. L'ancoraggio tenuto. Sono attimi in cui 100 pensieri si affacciano alla mente con assoluta chiarezza e si imprimono nell'anima per tutta la vita. Mi lascio portare avanti e indietro nella vertiginosa altalena, ma prima di iniziare a girare su me stesso nel vuoto, comincio a tirarmi sulla corda a forza di braccia. Ogni metro guadagnato il pericolo aumenta, poiché le vibrazioni che imprimo alla fune inevitabilmente si ripercuotono sempre più sul nodo. Nel tentacolo che mi trattiene. Incastrato lo è di sicuro, ma chissà con quali limiti. È uno sforzo totale, sorretto più che altro dall'istinto di sopravvivenza. Quando arrivo al punto di dover abbandonare la corda per passare le scaglie, ho un'estrema esitazione. Tutto può cedere e crollare come un castello di carte. Lo penso, e già mi trovo abbrancato a quelle lastre gettanti, su cui mi rovescio strisciando i loro anfratti. Per rendermi più leggero. È andata. Do sfogo al mio ansimare e lascio defluire l'agitazione. Poi inizio a recuperare del saccone rimasto in bilico laggiù. E continua, chiaramente, poi. Questo è uno dei passi forse più celebri di Bonatti, in cui veramente quello che è il romanzo d'avventura si intreccia con quello che è di fatto un resoconto. Cioè la precisione giornalistica dello stile va chiaramente a mescolarsi con quello che è un personaggio che diventa veramente un eroe di un romanzo d'avventura. Ed è qui quello che è il grande successo di Bonatti. Bonatti è un eroe, è un avventuriero, parla per tutti. Bonatti va a costituire quello che sarà uno dei grandi modelli della letteratura alpinistica degli anni successivi. Messner, un altro appunto celeberrimo della letteratura d'alpinismo, si inserisce con una vena teorica un po' più polemica, ma si inserisce comunque nel grande alveo segnato da Bonatti. E dietro di lui se ne inseriscono altri. La stessa morte sospesa, quello che poi era Touch in the Void in origine, porta avanti questo tipo di stile. L'idea, in quel caso, è la vicenda essere sensazionale, è il sopravvissuto. In quel caso a segnare un po' la sensazionalità del racconto, ma di fatto dal punto di vista dello stile vi è comunque l'idea di un alpinismo alla Bonatti per molti aspetti. Ciononostante, quasi negli stessi anni, troviamo anche già una forma di opposizione a quel tipo di alpinismo e di racconto alpinistico soprattutto. Attenzione, la critica non è dal punto di vista dell'attività alpinistica, ma del come si raccontano le cose. E volevo leggere altri due branetti, uno da George Livanos e l'altro da Mark Twight. George Livanos, che appartiene pressappoco alla stessa generazione di Bonatti, è di fatto forse uno dei più grandi scrittori alpinistici per la sua scrittura estremamente ironica. Cioè, Livanos distrugge pagina dopo pagina tutto quello che è il nostro stereotipo di eroe e di romanzo d'avventura. Livanos insiste proprio sul suo essere un antieroe. Cioè, Livanos si presenta sostanzialmente come un antieroe dell'arrampicata, dell'alpinismo. È un personaggio che prende molto in giro se stesso e i suoi compagni. E di Livanos, appunto, da quello che è il suo bellissimo libro che vi consiglio, che è Al di là della verticale, già come lo vedete ritratto, mentre Bonatti era sempre con una posa seria, col casco, Livanos senza casco e con la sigaretta in bocca, proprio
Già in questo il modo in cui si presenta è un modo abbastanza scanzonato per molti aspetti. E volevo leggere appunto un passo da Al di là della verticale, che è uno dei saggi, appunto, dei capitoli del libro, che racconta del suo primo viaggio alle cime di Lavaredo. A Milano abbiamo appuntamento con Sonia. Sonia. Naturalmente un soprannome, non si chiamava così l'eroina del Fosco Tarasconese? La Sonia, quella che sarà Genève, che attualmente è la sua fidanzata, diventa poi sua moglie. E dunque si trovano lui, Robert Gabriel, e questa ragazza, la sua fidanzata, diciamo, che è un'abile arrampicatrice. E vanno a fare questa vacanza nelle Dolomiti. Chiaramente per un francese che non è mai stato nelle Dolomiti, arriva col treno dalle parti di Mestre. Che fa? Non va a vedere Venezia. La sera arriviamo a Venezia. Fermarsi a visitare Venezia quando ci sono i Dolomiti che mi aspettano, ma non scherziamo. Abbiamo visto una gondola, un piccione, può bastare, un piccione che toccava, afferma Robert, a dimostrazione della profondità della laguna. Il treno riparte, il rumore delle sue ruote è una musica meravigliosa. Perché questo è il treno che mi porta nelle Dolomiti. Viaggiamo per un bel po', senza che appaia il minimo indizio che lasci supporre che ci stiamo avvicinando alle montagne. Come può esserci anche solo una lontana parentela tra queste innocue colline riarse dal sole e le prestigiose scalate attese con tanta impazienza? Vediamo, salto un po'. Le pareti delle tre cime, più di tutte, meritano questo nome. Sbucano verticali dai ghiaioni e si possono toccare con la mano, come un muro. Eccoci sotto la Ovest, nascosta dai primi strapiombi. A parecchie decine di metri dalla muraglia, una cascatella si riversa sulla pietraia. Quest'acqua arriva dal cielo? Ci mettiamo un attimo a capire l'incredibile. L'acqua scaturisce dalla parete. Precipita nel vuoto per più di 200 metri, prima di finire sul ghiaione. Da qui sembra che la parete sia semplicemente verticale e che l'acqua coli in diagonale, ma quando lo osserviamo nella corretta prospettiva, lo strapiombo ci rivela la sua terrificante grandiosità. E lungo quel fantastico muro a precipizio corre una sottile linea bianca, la vena di roccia chiara lungo la quale Cassin, per primo, ha osato fare una traversata. Al cospetto di questa parete, sento che il filtro delle Dolomiti comincia a fare effetto. Nelle Alpi occidentali una parete può essere ripida o molto ripida, difficile o molto difficile, ma qui è l'impossibile a sfidare l'arrampicatore. Non avrò mai il coraggio di affrontare una via del genere. Passata la paura iniziale, torna a farsi vivo il desiderio, più forte. Desiderare qualcosa che si è sicuri di ottenere non è desiderare davvero. Le Dolomiti, dicevano gli amici. Sono delle calanche un po' più grandi. Farete un figurone laggiù. Livano, Sera di Marsiglia ed era considerato uno dei più forti arrampicatori delle calanche. Accompagnati da questo pronostico lusinghiero, eravamo partiti convinti di spaccare tutto, sentendoci già vincitori. L'opinione di Rebuffat era stata più cauta. Gaston Rebuffat era uno dei grandi alpinisti della generazione precedente. Ma il suo rispetto per quelle montagne mi sembrava eccessivo, me lo spiegavo con una serie di buone ragioni. Avevo perso l'abitudine a quel genere di scalate, era passato al granito, mentre io, campione delle calanche, chiodatore diplomato. Il primo contatto con lo spigolo giallo era destinato a spegnere il nostro entusiasmo. La parentela con le calanche era visibile solo ai genealogisti più raffinati. Certo, la roccia di entrambi i massicci apparteneva alla famiglia dei calcari. In compenso, però, sul piano pratico, lo stile di arrampicata molto atletico era l'opposto di quello da noi acquisito sulle calanche, fatto di finezza e di equilibrio. Non eravamo abituati né a una simile verticalità né a passaggi tanto aerei difficili. L'alta montagna ci aveva reso familiari le grandi dimensioni. Ora le Dolomiti ci aggiornavano sul tema difficoltà. Stavamo errando sperduti sullo spigolo giallo. Quando un temporale non ebbe pietà di noi e venne a offrirci il pretesto per una ritirata, salvandoci da una tabella di marcia ben poco gloriosa. E qui vi leggo ancora un altro
Passaggino. Sensibile. Eh? Sensibile. Sì, cioè dichiara proprio lui, cioè è un'ironia questa che un comico è inimmaginabile, cioè di fronte all'ardore del sangue, lui approfitta felicemente di aver che, vabbè, si è messo a piovere, mi sono abituato alla figuraccia, perché ci dovevo magari anche bivaccare per fare lo spigolo giallo, dice lui. Ah, ecco, molto bello questo passo. Lui lì poi al rifugio sale Gino Soldà, lo conoscono e chiede appunto informazioni perché vogliono andare a misurarsi con la Cassina, la piccolissima. Lui vuole fare la Cassina, la Ovest, quella che poi farà. Però per ora dice andiamo per gradi, loro facevano dei campi, come noi andiamo in un luogo e scaliamo le varie pareti, loro andavano appunto al rifugio appunto delle tre cime, stavano lì. Soldà ci fornisce tutte le informazioni che desideriamo. Gli passa un lampo negli occhi quando gli chiedo quanto tempo ci vorrà in tre. Tutti e tre. Con la signorina, dice sorridendo appena, un sorriso lieve al confronto, quello della Gioconda è uno sghignazzo, ma pur sempre un sorriso, peraltro comprensibile dopo il nostro record di lentezza sullo spigolo giallo. Soldà lascia scivolare nel discorso l'accenno a un passaggio difficile quanto quelli della cima ovest. È proprio per questo che ci andiamo, per vedere se abbiamo la possibilità di fare qualcosa di significativo in questo posto di fenomeni, o se tanto vale che andiamo a visitare Venezia. E questo è il tono, appunto, di Livanos che, ripeto, con uno stile che tutto sommato rientra ancora nello stile classico, o nello stile appunto del resoconto di montagna, fa però sostanzialmente. Si fa beffe di tanti degli stereotipi dell'arrampicata, della letteratura d'arrampicata precedente. Cioè lui si presenta volutamente, mentre Bonatti era un eroe buono, era un eroe del popolo, lui si presenta proprio come un antieroe, cioè è uno che fugge, è uno che si nasconde e la frase che ho riportato in rappresentazione è quella che forse rappresenta meglio, il vaut mieux un piton in plus qu'un homme en moins. Surtout, quand c'est homme, c'est moi. Meglio un chiodo in più che un uomo in meno, soprattutto se quell'uomo sono io. Per cui un po' questa sorta di relativismo un po' alla meno che riguarda un po' tutte le cose. Cioè, vabbè, sì, l'etica va bene, però prima di tutto devo pensare a portare la pelle a casa e poi ne parliamo. E l'altro grande personaggio di cui volevo leggere qualcosa, appunto, è Dwight. Però fermo un attimo, bevo un goccino d'acqua. No, metto in pausa, messo in pausa. Bevo un goccio d'acqua che. E con Mark Twain si va in una dimensione completamente diversa. Già la foto di retro copertina con lui che ci mostra il dito medio ci fa capire molto su quello che è il suo atteggiamento. Confessione di un serial climber era intitolato in origine Kiss or Kill. Cioè, era intitolato nell'originale proprio, Kiss or Kill. E Kiss or Kill è anche appunto il titolo di uno dei capitoli forse più belli e famosi di quest'opera. E volevo leggerne, così soffermandomi sempre a commentare, sia i fatti, sia il punto di vista, sia soprattutto lo stile, questo passo. Bacia o uccidi. Sogno sempre di venire mangiato dai topi. Forse ho letto troppo spesso 1984 di Orwell. Difatti, il 1984 ha segnato l'inizio della mia discesa negli inferi dell'alpinismo estremo. Un'ossessione che ha distrutto i rapporti che avevo. Mi ha fatto sprofondare nella depressione e ha trasformato il giovane speranzoso e felice che ero in un cinico amareggiato.
Nel 1984 andai al Liger, perché era la scalata più radicale e pericolosa che potessi immaginare. Per prepararmi mi ritirai da tutto, eccetto che dalla montagna e dalla mia ambizione. Contavano solo loro. Troncai tutti i rapporti incompiuti o irrilevanti. Consolidai la mia forza, evitando di frammentarla. Certo, sono uno stronzo egocentrico, ma avere un'ossessione non è una cosa facile da condividere con qualcuno e spesso non viene affatto apprezzato. Suppongo che dipenda dalla musica. I Joy Division mi hanno insegnato che il cinismo è ok. Ian Curtis, il cantante della band, era così corroso dal cinismo che trovò l'unica soluzione nell'impiccarsi. Johnny Rotten ha dichiarato che il futuro è un bastone minaccioso e allora perché preoccuparsene? I giovani punk e la musica avevano generato in me una veemente intolleranza verso la stupidità e la mediocrità e l'estremismo diventò la mia soluzione. Bacia o uccidi. Liger non bastava, l'Alaska non bastava e non bastavano le più scatenate ascese in solitaria. Qualunque cosa facessi, la sofferenza che provavo non mi dava soddisfazione. Dovevo averne di più. Poi ho conosciuto Jeff Lowe. Jeff ha 10 anni più di me, abbiamo gusti diversi. In sostanza, lui è una specie di hippie. Sono giovane, per questo non so esattamente cosa significhi, ma sospetto che gli hippie fossero delle specie di punk, ma senza rincazzatura. Attenzione però, Jeff è una persona profonda, anche se non del mio genere di cupa profondità. Non andrebbe mai a una festa di compleanno dove tutti sono in abito da sera. Non mi importa la grana, non mi importa la necessità della vita, non mi importa solo quando mi provoca. Mi importava arrampicare, appunto. Jeff mi aveva invitato al Cantega, al Nupse. Nuove vie, Mark, un terreno difficile, alto, sconosciuto. Avevo visto Jeff una volta sola prima, sapevo che era bravo, accettai. Con soli 10 giorni di anticipo, troncai con tutto quello che avrebbe potuto trattenermi. Sono diventato davvero bravo col coltello. 12 giorni dopo la telefonata di Jeff, arrivai a Kathmandu. Un buco del terzo mondo, malgrado quello che dicono le guide turistiche. La detestavo e non vedevo l'ora di cavarmene fuori, ma dovevo aspettare perché non c'erano viaggi in programma. Nessuna eccezione per i climber e i burocrati non capiscono l'ambizione che non sia fonte di profitto. Cioè, che non sia fonte di profitto per loro. Detestavo Kathmandu, ma la capivo. Le anime in pena, la miseria, la sensazione di non avere un futuro. È una condizione che disgusta alcuni, fa incazzare tutti, ispira altri a unirsi ai corpi della pace per dare una mano. Arrancavo tra lo schifo, ma lo capivo. Interi capitoli dei volumi dedicati alle spedizioni si occupano dell'avvicinamento a Kumbu. È un cavallo di battaglia assai frusto, ma non è più necessario, perché l'avvicinamento si è modernizzato. Ora si vola a Lukla, al di sopra delle sanguisughe, sopra quei panorami devastati, sopra le scocciature fornite dai portatori. Jeff e io arrivammo a Lukla con una dissenteria d'ameba e passammo 3 giorni a sfotterci fiaccamente, mentre alternativamente vomitavamo o cagavamo senza controllo. Febbre, brividi e la sola speranza che prima o poi finisse. 2 atleti d'alta quota messi in ginocchio da un affare microscopico. Troppo poetico. Quella è la sofferenza. Feci girare un nastro degli skinny puppi. Il mondo è un inferno, chi se ne frega di quello che succede? Già, chi può fregare? Il campo base si stende languidamente a 4300 metri tra fiori e rocce, con cascate che di notte cullavano il sonno e uccelli che si svegliavano all'alba. Levigate eloquenza, balle! Il campo base era a 4300 metri, ma eravamo arrivati così in alto, troppo in fretta, e avevamo dei mal di testa che pulsavano come colpi di maglio. I nostri stomaci non si erano abituati al cibo, e solo uccelli visibili, erano dei corvi grandi come guantoni da baseball. Gli davamo tutto quello che volevano. Non perdemmo tempo al campo base di Cantega.
salendo subito al villaggio di Lobush, sotto l'imponente piccolo Bush. Volevamo acclimatarci. La collezione di cessi di pietra suscitò in me stati di disgusto finora ignoti. Un gruppo di trekker aveva piazzato la tenda con le toilette sopra le riserve dell'acqua, cospargendo di qua ma qua le poche piazzole. E pattume occidentale, pattume americano, era ammonticchiato ovunque. Certo, mi sentivo proprio un gringo. Certo, mi sentivo male. Dopo aver scalato la cima, lasciai indietro gli altri e scappai via. Feci di corsa i 16 chilometri che riportavano al campo base di Cantega. Non potevo sopportare quello che la nostra presenza aveva fatto a quel luogo bellissimo. Dovevo fuggire. Dovevo dimenticare, così presi a bere. Bevvi tutto quello che potevo. Strisciai fuori dalla mia tenda a quattro zampe, in stato di semi-incoscienza, e vomitai a lungo, senza tregua. Al mattino mi trovai mezzo infilato nel sacco a pelo, ero stravolto, ma mi sentivo pulito. Quella stessa mattina partimmo dal Cantega, un percorso epico che durò 10 lunghe notti di fame. Sapevo che sarei salito sulla montagna, ma una triste voce interiore mi assicurò che non mi sarebbe bastato. Tornai al campo base, magro e stravolto, l'arrampicata di riscaldamento mi aveva esaurito. Avevo bisogno di riposo, ma non potevo averlo. Il 7 maggio ci incamminammo verso l'Apocalisse. L'ansia svanì quando lo vidi. Lo sprone sud-est del Napse era di una bellezza terrificante. Aveva l'eleganza di un abito di lusso e l'aggressività di un collare borchiato da mastino. Provavo un forte vuoto allo stomaco. Diventò dolore, il dolore si fece fitta violenta. Caddi sulla roccia, tenendomi la testa fra le mani, in preda al terrore. Volevo come non avevo mai voluto prima. Oh, preziosa ambizione che mi nutri, credo alla tua forza con la violenza del sentimento. Nell'ora fatale vengo abbattuto da angeli custodi e paralizzato da una paura ossessiva. Spinto dalla rabbia, dall'angoscia, dall'ansia, devo dirigermi alla parete. Oh, preziosa ambizione, voglio solo morire con un sorriso in faccia. Nessuna coscienza, solo confidenza, il tuo sorriso stampato, il tuo stile affettato. Sei stanco, stai nel branco, sei un completo idiota. Skinny puppy. Ma non ti finiscono mai le pile di quell'affare? Jeff indicava il mio Walkman. Pensa che figura, finire le pile. Oltretutto è la mia macchina di sopravvivenza. Quando il gioco si fa duro, i duri alzano il volume. Le valanghe ebbero l'effetto di farmi tremare le budella. Quel lungo gemito primordiale fece scattare in me la reazione da fatti sotto, smamma, anche se non c'era proprio niente contro cui battersi. In parete eravamo abbastanza al sicuro, continuavamo a salire giorno dopo giorno. Era gradevole, era orribile, era un dolore costante. Era un uomo che stava per affogare e che per reazione si arrampicava come un disperato. Spingevo, insistevo, provavo a fondere la mente nel corpo. Posso anche essere posseduto, posso anche essere ossessionato, ma sono capace di provare sentimenti, so amare come tutti voi. Non avevo portato il Walkman, così cantavo e soffrivo quando lo faceva Jeff. Questa è la crisi che sentivo arrivare per distruggere il mio equilibrio, dubbioso, confuso, deluso, a chiedermi quale sarà la prossima. Joy Division. La tempesta sibilò contro la tenda da bivacco. Eravamo fregati. Non poteva ucciderci, ma era abbastanza forte da fermarci. Ci eravamo arrampicati per 1200 metri verso il cielo limpido, finché il settimo giorno cominciò a nevicare. La mattina dell'ottavo giorno scalai un tiro tra le raffiche di vento. In cima piazzai un chiodo da doppio per bloccarmi e poter prendere una decisione. All'una del pomeriggio cominciamo la discesa. Alle 6 del pomeriggio del giorno dopo entrammo nel campo base senza più materiale, né cibo, né gas, né attrezzatura da bivacco e niente di tangibile che dimostrasse il nostro disperato atto di vana ambizione. Ci è rimasta solo la decisione di riprovarci a novembre. La mia tenda puzzava di umido. Guardavo fisso il soffitto di cerata gialla e sputavo dentro di me.
un'introspezione che sfociò nel dolore. Tornato in città, le tenebre mi braccarono con fredda determinazione. Mi precipitai per le strade devastate sotto una pioggia forte e sporca. I marciapiedi sotto palazzi ripidi come falesie andavano a pezzi sotto il passo pesante dei miei piedi inzuppati in quella immonda fanghiglia. Vedevo facce segnate dallo stress, facce senza espressione come fossero manciate di argilla, facce stanche, facce senza gioia. Vedevo gente sporca e bagnata, con aliti da portacenere, con l'odore del degrado. Ovunque guardassi, vedevo la speranza soffocata da una letale quotidianità e vedevo i topi in caccia. Ricordavo con distacco la montagna e tentai di convincermi che i topi non mi avrebbero acchiappato. Alla fine, dopo una lunga e tremenda attesa, stavo davvero soffrendo. E lunghi cortei funebri, senza tamburi né colonna sonora, in lenta fila mi attraversano l'anima. Pianti di speranza vanificata e un'atroce, dispotica angoscia pianta sul mio capo chino la sua bandiera nera. Anonimo, poeta francese dell'Ottocento. E qui finisce Bacia o uccidi. E con questo concludo quello che era il percorso che mi ero preposto. Non credo che serva aggiungere molto alla lettura di questo testo. Mi sembra che la violenza verbale sia all'ordine di ogni riga. Lo stile è sostanzialmente improntato a colpire con violenza quello che è il lettore. Il lettore non viene minimamente coinvolto, non c'è, innanzitutto non c'è nessun tipo di prospettiva morale. Cioè, il protagonista non solo non è un eroe, ma non è neanche un antieroe, fra virgolette, buono come era Livanos. Livanos alla fine era uno di noi. Dwight è la parte più brutta di noi. Dwight dice quello che noi ci vergogniamo di dire. Dwight mostra la rabbia verso una società fatta di mediocrità che ci fa schifo. Jeff Lowe era un tipo che non sarebbe mai andato a un compleanno vestito elegante. Cioè lui non, è uno che non avrebbe mai rinunciato ad arrampicare per andare a un compleanno vestito elegante. Lui rifiuta cosa? Rifiuta la mediocrità, la banalità, il quotidiano, rifiuta la retorica, vedete la descrizione del campo base, gli uccelli, no, non è nulla di tutto questo. Ma rifiuta anche l'alpinismo moderno. La sua è una rabbia verso tutta la società che alla fine non riesce a sfogarsi se non nell'alpinismo estremo. L'alpinismo estremo diventa una forma non di affermazione di valori superiori, cioè lui dalla montagna non impara nulla, lui addirittura nel libro poi racconta di essere proprio una brutta persona, cioè tipo lui si mette con la compagna di un suo amico, fa tutta una serie di cose moralmente inaccettabili dal nostro punto di vista, ma dice, ma a me non importava nulla. Cioè lui è uno che dichiara apertamente il venir meno di ogni forma di regola, fra virgolette, convenzionale, ma rifiuta con odio, con disprezzo, tutto quello che è la parte, come dire, più di facciata della società. Ricordiamo cosa fece Jeff Lowe, ricordiamo Metanoia, ricordiamo l'atto di andare a scalare una montagna, una scalata estrema, come rifiuto di qualcosa che non va, quello che è un qualcosa che non si capisce bene se sia purificazione o sia suicidio. C'è una scalate che sono ai limiti del suicidio, ma che diventano catartiche. È chiaramente un alpinismo per pochi questo, non è un alpinismo chiaramente che presenta dei valori diffusi, non presenta dei valori da riproporre, non parla il linguaggio di tutti, ma usa i testi delle canzoni del punk. Il punk come stile di vita, l'uso di uno stile che è volutamente quello delle canzoni punk, violento, aggressivo, l'uso delle volgarità spesso. E questo è un po' quello che è lo stravolgimento totale di quanto avevamo visto all'inizio con Bonatti. E con questo così concludo quella che è la carrellata.